Buongiorno e ben ritrovati, io sono tornata poco fa dal Lago Maggiore dopo diversi giorni di relax e bellezza e festa. È sabato 17 agosto e lunedì 19 rientro nel mondo degli eventi per un paio di mesetti e quindi mi tocca preparare un po' di cosine di modo da rendere il rientro in ufficio un pochino meno traumatizzante e poi vabbè sarei potuta rimanere fino a stasera tardi al lago, ma sono dovuta tornare presto perché stavo aspettando una cosa importante che mi dovevano consegnare, cosa che mi aiuterà nella preparazione per la settimana che viene. La cosa in causa è questa, la lavatrice. Non potete immaginare la mia gioia di avere finalmente una lavatrice. Sono qui da 10 giorni ormai, wow! In questa casa non sono stata sempre qui, però questi giorni li ho vissuti senza una lavatrice, per cui continuavo ad andare da mio padre a fare le lavatrici e questo non mi faceva sentire molto a casa. Quindi sento che quando hai una lavatrice, una cucina e una doccia calda, puoi sentirti finalmente a casa. Allora, parliamo un po' della lavatrice, anche perché adesso la vorrei attivare e cominciare a fare le lavatrici perché domani è domenica e danno pioggia tutto il giorno, quindi devo sfruttare tutto oggi pomeriggio per asciugare più cose possibili. La lavatrice che ho scelto è una LG ThinQ 10 kg e vabbè, so poco il giusto di questa lavatrice, so solo che è molto buona come lavatrice perché il fidanzato di mia sorella ha fatto i compiti per me, ha studiato la lavatrice perché l'hanno presa anche loro e quindi me l'ha consigliata. Questa è una A-10%, quindi più efficiente rispetto allo standard minimo associato alla classe energetica A. Cosa mi ha convinto? I programmi. Praticamente è una lavatrice incorporata con AI, quindi con l'intelligenza artificiale, quindi decide lei il programma in base al capo. Poi ci sono, vabbè, cotone eco, cotone turbo, misti, sintetici, allergie, delicati, lavaggio a mano, speciale sport, fondamentale, rapido, serve sempre, piumini, pulizia della vasca. Ottima questa e download programmi non so che cosa sia perché la devo ancora studiare. Poi qui puoi vedere diverse cose, cioè quanto dura ancora il lavaggio, vapore, turbo wash per lavaggio, timer o aggiungere un capo mentre la lavatrice va, si accende e si spegne. L'unica cosa che so di questa lavatrice è che fa un sacco di musiche. E poi da qui si fa partire. Ora, ecco, devo poi studiare i programmi e tutto quanto per farla stare un pochino più tranquilla perché tutte quelle musichine anche no. Però la cosa bella è che praticamente ha i serbatoi del detersivo e dell'ammorbidente e quindi tu riempi praticamente qua dentro le vaschette con quanto necessario per il lavaggio e lei poi preleva in base alla quantità di bucato la quantità di detersivo e ammorbidente necessari. Questa è una cosa ottima, perché così lo riempi una volta ogni tot e non ogni volta e non sprechi detersivo, che è una cosa fondamentale. Poi in realtà devo capire ancora come, ma c'è anche un'applicazione e se collegata si può attivare anche a distanza e capire un po' quanto manca alla fine. È elegante, la trovo molto elegante, ha questo oblò veramente bello in vetro temperato. E qua dentro, beh, abbiamo il cestello con questa tecnologia particolare, queste bolle in rilievo e non in profondità come le lavatrici classiche. Basta, questo è quanto. Come dicevo, devo un po' studiarla, quindi
ho da leggere un po' e lo farò velocemente così che io possa poi attivare quanto prima la lavatrice e lavare le mie prime cosine. La cosa bella è stata questa, praticamente ho trovato questa lavatrice andando in negozio da MediaWorld e l'ho vista, poi la conoscevo già perché me l'ha consigliata appunto mia sorella, il suo fidanzato, e ne ho viste delle altre, ma poi sono rimasta su questa e avevo provato a chiedere a loro per la consegna tutto, e fate conto che l'avevo trovata in negozio a 649, quindi quasi 650 euro solo la lavatrice, quindi consegna a domicilio e installazione on top almeno 50 euro. Quindi ho detto ok, mi serve, la prenderei, ma ho controllato prima su internet. Ho trovato sul sito proprio della LG la stessa lavatrice a 549 euro, compresa la spedizione e l'installazione e il ritiro dell'usato. Io l'usato non ce l'avevo, però ho risparmiato praticamente... quindi 570 contro i 650, 80 euro risparmiato, in più ho risparmiato i 50 euro per la spedizione, quindi in totale un risparmio di 130 euro. Wow, sono super contenta per aver controllato un attimo internet, perché c'è sempre un'occasione che si può trovare e una situazione per risparmiare un po', perché in queste situazioni qua diciamo che è fondamentale, visto la quantità di cose che uno poi deve comprare e sistemare in una casa nuova. Basta, adesso mi dedico alla lettura e poi farò partire il mio primo giro di lavatrice. Ci aggiorniamo tra un attimo. Mentre la lavatrice sta facendo il suo lavoro, noi insieme ci mettiamo a spacchettare lo stendino, a prepararlo per stendere i vestiti. Come vi dicevo nel video precedente, ho comprato questo stendino qua, marchio Colombo, l'ho preso da Risparmio Casa ed è costato 29 euro, ma è uno stendino verticale e lo preferisco perché... comunque, adesso vi farò vedere, ma sul balcone lo posso mettere in un angolino e avere tutto il resto del balcone libero. Mentre... aia! Sono elettrica perché... mentre stavo accendendo la telecamera l'ho quasi fatta volare. L'ho proprio presa al volo, ho rischiato veramente male. Stava volando da quasi un metro e mezzo di altezza, quindi sono un po' agitata. Vabbè, lo stendino è lo stesso che avevo già a casa di mio padre, l'ho preso da Risparmio Casa, dicevo, e, però penso che si trovi facilmente anche su Amazon, infatti ve lo cercherò e ve lo linkerò sotto nel box con tutti i dettagli, come tutte le volte quando compro qualche cosa. E... faccio una fatica a dirlo. Sapete la storia dei taglierini? Quei coltelli molto affilati che servono per spacchettare. Non so se è normale questo rumore. Che spavento, ragazzi! C'era un rumore stranissimo quando attivi una cosa per la prima volta e c'è quel rumore lì. E soprattutto se c'è dell'acqua coinvolta ti viene una strizza subito, e ho capito che cos'è praticamente. Vi faccio vedere là dentro, non so se vedete nell'angolino, praticamente c'è nell'angolino lì nel ripostiglio, c'è il tubo predisposto per l'impianto di condizionamento
è collegato con lo scarico della lavatrice. E quindi adesso mentre la lavatrice scaricava, quello mi faceva rimbombare tutto il rumore, mi sono strizzata tantissimo. Adesso devo chiedere al mio idraulico se c'è un modo per tapparlo, o vabbè, lo tapperò io nel mentre con qualche cosa per non sentire così tanto quel rumore lì, ma mi sono spaventata tantissimo. Comunque, stavo dicendo della cosa dei taglierini che avevo comprato per averli, per riuscire a spacchettare. E niente, ne avevo due, uno grande e uno piccolo, sono scomparsi entrambi, perché anche quando l'ha usato mio padre, mi ricordo, l'ha messo nella tasca e dalla sua tasca non è più uscito. Quindi mi toccherà comprarmene degli altri e attaccarli a me quando entra qualcuno in casa e gli chiede. È bello anche il fatto di riuscire ad aprirlo anche solo a metà per occupare ancora meno spazio ed è perfetto. Super contenta del mio acquisto. Mentre sta andando una seconda lavatrice, io ho deciso di aprire la scatola con l'arella, lo stand appendiabiti, e dobbiamo controllare se è in perfette condizioni, perché come accennavo nel video precedente, mi sta capitando sempre di più di ricevere cose che sono già state aperte, e lo puoi capire dall'imballaggio se è incollato male, come in questo modo, dove sembra palesemente che è stato messo dello scotch a caso, vuol dire che è stato aperto. Poi, per carità, capita anche a me di comprare cose e di rimandarle indietro, però io non uso le cose per poi rimandarle indietro. Cioè, se non mi piace, non mi piace, se non va bene, non va bene. Non è che la uso e poi quando è un po' rovinata allora la rimando indietro. Non funziona così. Soprattutto per i rivenditori, cioè, non è carino far pagare una cosa come nuova e mandare una cosa invece rotta. E quindi adesso qua ci divertiremo per assemblare questa arella. Help, ho bisogno di legarmi i capelli. Ora ci divertiremo particolarmente. Lo sento già perché è a pezzettini. Abbiamo la scatola e le istruzioni. Nelle istruzioni abbiamo esattamente quanti pezzi per ogni cosa e ogni piccolo elemento è identificato con una lettera, stile IKEA. Spero che sia facile. Vedete qua. Questi sono stati palesemente aperti, però sembrano perfetti. Ho finito di montare la mia arella. È perfetta, ha anche i piedini regolabili, qui con le rotelline, che si stringono, si alzano, si abbassano di modo da avere l'altezza perfetta e non farla ballare. Ci ho messo esattamente 25 minuti e 28 secondi dal momento in cui ho interrotto il video, quindi in realtà sono 30 minuti ed è, direi, il tempo che ci vuole per assemblarla da sola. Magari in due ci si mette un pochino di meno, o magari un ragazzo un po' più forzuto fa prima, però io ci ho messo mezz'ora. Le uniche cose di cui mi posso lamentare sono: ovviamente ho commesso lo stesso errore e non ho controllato tutti i pezzi, e gli ultimi erano proprio quelli un pochino rovinati.
niente di troppo grave, però sono cose che ti scocciano un po', non si nota bene, però qui, ad esempio, sono delle piccole imperfezioni che ti fanno un po' arrabbiare. E poi questi adesivini che sono utilissimi per montare lo stand, ma sono difficili da togliere perché sono di quegli adesivini che lasciano residui di colla e quindi adesso dovrò staccarli tutti e usare il prodotto per rimuovere il residuo, che è una cosa che, vabbè, non è così grave, però scoccia. E basta. Poi, che altro? Le dimensioni sono perfette, la parte alta è quasi alta come me, più di 1,60 m, forse leggermente più alta, ed è comunque bella robusta e ha pure lo stop per le grucce, il ripiano sotto, quindi cosa chiedere di più? Sono super felice. Adesso devo cominciare a sistemare tutti i miei vestiti. Sono ormai le 10 di sera, mentre mi sono presa una pausa per fare la spesa e per cenare, e adesso vorrei continuare con la sistemazione dei vestiti e vorrei cogliere l'occasione per scartare finalmente la mia stiratrice verticale, il mio steamer che ho ricevuto in regalo per il mio compleanno, che è stato 2 mesi fa. Per cui è giunto il momento di provarlo e di vedere come va. Allora, apriamolo. Come prima cosa abbiamo il pad. Oddio, devo ancora imparare a usarlo. Questo penso che serva per stirare meglio e per non ustionarsi, ma lo scopriremo. Abbiamo il manuale, ovviamente, ed eccolo qui. Oddio, vediamo cosa serve per farlo funzionare. Ok, tutto qua. Wow! Questo è il serbatoio per l'acqua. È un po' piccino, devo ammettere, quindi effettivamente serve per una cosa veloce e non per stirare magari delle lenzuola, cosa che io non faccio, quindi è perfetto per me. Interessante. Tra l'altro ha questi puntini neri qua, sono dei magneti e lo fanno incastrare perfettamente. Metto qua. Ok, leggo velocemente il manuale perché questa cosa me l'ha messa come abitudine mio padre quando ero piccola, non mi faceva mai usare una cosa prima di leggere l'istruzione, quindi mi è rimasta. Allora, in realtà è molto intuitivo da usare. Ho riempito il serbatoio, sono 85 ml e bisogna aspettare 20 secondi di modo che questa lucina diventi bianca e poi si può iniziare a stirare. Adesso voglio vedere quanti capi riesco a stirare con un serbatoio e come appunto funziona. Voi non so quanto riuscirete a vedere perché ecco, ho delle luci ancora poco adatte. Ma comunque penso che terrò qualche cosa da stirare insieme a voi domani, nel mentre io mi porto avanti e appunto lo metto alla prova per vedere quanto dura e quanto si riesce a stirare. Tra l'altro non lo si può usare per più di 30 minuti consecutivi, quindi vediamo un po' come va.
Devo prendere un po' la mano perché sicuramente in questo momento non so cosa sto facendo. Praticamente stira bene, liscia bene i vestiti, toglie tutte le grinze. Vedete qua la differenza? Su qua è stirato, sotto no. Si vede più che bene. E diciamo che io devo prenderci un po' la mano, però così a primo impatto lo vedo perfetto per capi delicati, io ne ho tantissimi e quindi per me è perfetto. Lo sconsiglierei per stirare appunto lenzuola o cose troppo impegnative da stirare, per cui magari siete abituati a usare un ferro a vapore un po' più serio, un po' più professionale, cioè questo è molto serio però è piccolino per capi piccoli e delicati, e forse per avere una stiratrice a tutto tondo bisognerebbe andare per quelle un po' più ingombranti, con la caldaia e tutto. Ecco, vi siete fatti un'idea, quindi per me che sono solo io con le mie cosine delicate, piccole, ok, per una famiglia va bene come ferro da stiro da viaggio o per i vestiti delicati e non per tutto il resto. Basta, vado a fare questo lavoretto qua e ormai direi che ci vediamo domani mattina, perché dopo metterò a lavorare un po' il computer e poi andrò a dormire. Stasera ho mangiato una cena buonissima, sono andata a fare la spesa e mi è venuta voglia di qualcosa di diverso e mi sono presa il primo sale, i broccoli che non mangiavo da una vita, le olive taggiasche e le patate al forno. Wow, è stato bellissimo. Ora sono pronta per finire un po' di sistemare i vestiti e poi andare a dormire. Quindi, a domani!